profilo reale. Dopodiché la persona può cercare di darsi una nuova forma, quella che diciamo può piacere. Allora, possiamo avere un naso che può essere decisamente dritto, un naso che è dritto ma che alla fine ha un accenno della punta, e poi un naso più curvo. Io adesso vi faccio questi disegni per dare un'idea. Quindi ci sono, dicevo, un naso dritto con un accenno di punta e un naso che ha una decisa curva. Dopodiché anche la punta può essere ridotta nelle dimensioni che uno vuole e può anche essere fatta risalire. Quindi quando uno ha fatto questo disegno, in genere conviene farlo con un foglio di carta millimetrata con la matita, in modo che uno può anche cancellare. Dopodiché si tratteggia la parte, si scurisce quindi la parte che non si decide di rimuovere, e quindi praticamente, adesso ve lo rifaccio vedere così abbiamo un'idea più precisa. E naturalmente deve essere tutto in armonia con i lineamenti del viso. Allora, è chiaro che il margine di tutto quello che, diciamo, dello spazio che uno ha, la persona quando chiede di ottenere una correzione, quando poi me la chiede, deve essere in un range. Cioè non è che può chiedere, per esempio ci sono stati alcuni che non ho operato, oltretutto perché non sarebbero stati condannati in ogni caso, visto che il naso è un elemento estetico di fondamentale importanza perché è a vista, si trova al centro del viso, quindi non è che stiamo a ricordare la valenza estetica di questa unità. È chiaro che comunque, come visto, si vede il paziente, ma si vede anche lo vedono anche altre persone, quindi il gusto di una persona potrebbe essere, ci sono a volte delle persone che hanno dei gusti estremi e che quindi vanno praticamente decisamente contro a tutto quello che è il gusto medio, no? Di tutte le persone, per esempio delle protesi estremamente grandi, ci sono delle persone che adorano questo tipo di dimensione e con dei décolleté molto pieni, ma nella media in realtà poi sappiamo che si cerca di trovare una via di mezzo, una soluzione diciamo più intermedia, e altre addirittura vanno cercando le misure decisamente piccole, quasi impercettibili. Quindi, come vediamo, il range è estremamente ampio. Se uno va incontro a delle richieste estreme, è chiaro che poi si espone, perché poi a questo punto il naso è a vista, al giudizio pure di tante altre persone, quindi è controproducente sia per il paziente, perché uno ha creato un risultato molto artificiale, diciamo così, e dall'altra parte è chiaro che chi gliel'ha fatto si espone a ovvie giuste critiche sul suo operato. Quindi il ruolo poi mio, insomma, del chi fa questo tipo di attività è poi di modulare, diciamo, di capire se tutto quello che è stato chiesto è in armonia, giustamente, quindi vengo alla domanda, in armonia con il resto del viso. Dicevo quindi che, facendo per esempio il caso, questo è un naso maschile, allora magari cerca un naso che abbia una linea dritta e poco più all'insù. Allora noi tracciamo, magari il paziente traccia la nuova linea e quindi mi tratteggia lo spazio che divide, diciamo, il reale profilo dal profilo che lui desidera, e quindi mi viene con questo disegno. Quindi intanto ha avuto tutto il tempo di fare tutte le valutazioni con questa procedura, e quindi praticamente mi viene con quello che alla sua percezione è il naso che più gradisce, e può fare ripetere tante volte questa procedura fino a quindi, diciamo, ottiene il risultato che desidera. E a me è di fondamentale importanza, perché mi dà una valutazione, diciamo, questo tratteggio che abbiamo mi dà un'idea di quello che è la quantità che andrebbe tolto, in sostanza, e oltretutto, come diciamo appunto poco fa, in proporzione al resto del viso. E quindi questo è un passaggio sicuramente decisamente importante per restare sempre, diciamo, reciprocamente soddisfatti. Noi abbiamo parlato di intervento chirurgico, ma ci sono dei casi in cui si può intervenire non con la chirurgia? Certo, effettivamente in quest'ultimo periodo si è sempre più diffusa, diciamo, si cominciano a dare i primi dati
su delle procedure che migliorano il profilo del naso senza andare praticamente a fare tutte queste rimozioni. In realtà con la rinoplastica noi togliamo, quindi un naso grande può ridursi. Con questa procedura noi aggiungiamo dei filler, quindi possiamo aggiungere dell'acido ialuronico e chiaramente un naso molto grande sarà ancora più grande, quindi è chiaro che dobbiamo considerare anche i limiti, diciamo, di questa procedura. E in genere quindi quello che uno può ottenere è di andare a regolarizzare il profilo del naso, perché magari spesso manca del volume nella parte della radice del naso, quindi nella giunzione tra la fronte e l'inizio del naso, magari manca proiezione alla punta e quindi ci si dà un pochino più di volume a livello della punta, e anche in effetti qui nell'angolo che praticamente va da questa che è la parte più bassa del naso che chiamiamo columella e questa che chiamiamo labbro, c'è praticamente una mancanza di volume, e qui noi abbiamo praticamente un angolo che dovrebbe essere nelle donne sicuramente più alto rispetto anche all'uomo, che dovrebbe essere intorno ai 110 gradi o anche un po' di più per averlo quindi più all'insù. Spesso succede che c'è oltretutto un muscoletto che adesso vi faccio vedere. Eccolo qui, è un muscoletto che si chiama depressore della punta del naso, che raggiunge la punta e che quando uno sorride tende a praticamente portare in giù questa punta, e abbiamo un naso un po' sceso in sostanza, con la punta cadente. E lì come possiamo intervenire? Possiamo sicuramente aumentare, diciamo, il volume nell'angolo che abbiamo detto, quindi mettendo quindi lo ialuronico nel punto, in questo punto di incrocio tra la columella e il labbro, ma potremmo anche agire andando a bloccare con il botulino, il famoso botulino, questo muscolo, che quindi non mi tirerà più giù la punta del naso quando si sorride. E queste sono, diciamo, delle procedure senz'altro molto interessanti, però chiaramente vanno valutate caso per caso, perché non tutti possono essere ovviamente sottoposti a questo trattamento, e ripeto, è un trattamento che aumenta i volumi, non li toglie, e di conseguenza andiamo ulteriormente a ingrandire. Però ci sono dei casi di persone che rifiutano assolutamente l'intervento chirurgico, e quindi questa, diciamo, è un'opzione valida. Ecco, ultimamente molti più giovani si avvicinano o cercano di avvicinarsi alla chirurgia estetica più che altro. Lei ha dei pazienti giovani che richiedono questo tipo di chirurgia? Sì, diciamo che il naso, come l'orecchia sventola, sono delle condizioni con cui ci si nasce, quindi abbiamo ovviamente una richiesta da molto giovani. È chiaro che poi bisogna fare un freno, e quindi si cerca di intervenire più precocemente in realtà rispetto al passato, quindi non si aspettano i 18 anni. Attualmente si può per le donne già intervenire intorno ai 16 anni, se si nota che lo sviluppo praticamente del corpo ha raggiunto, diciamo, per buona parte appunto il suo sviluppo, e negli uomini che hanno un po' più di ritardo verso i 17 anni. C'è da pure da dire che la testa ha una crescita più rapida rispetto al resto del corpo, infatti se notate i neonati hanno una testa più grande rispetto alla struttura del corpo, perché la crescita è precoce e più lenta, e quindi diciamo che in genere in queste fasce d'età si è raggiunto questo tipo di crescita, e quindi si può anche intervenire rimodellando queste strutture ossee e cartilaginee, ottenendo, diciamo, dei risultati che non vanno ad alterarsi poi nel tempo, perché magari cambiano le proporzioni. Bene, noi ringraziamo il dottor Angelo Trevisonno, che anche questa volta è stato molto chiaro e ci ha soprattutto fatto capire quanto sia importante prima di tutto la fiducia che si instaura con il chirurgo. Io vi ringrazio di essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima puntata.